sapreste dire cos'è successo il 17 marzo del 2011? 17 marzo di l'anno scorso. È caduto il governo? No. Sì. Berlusconi? No, ma che no, no. Quindi è un anno fa. Cosa è successo? Cos'è accaduto? No, no, ma no. Il 17 marzo, aspetta, non è stato il coso in Giappone, lo tsunami, una cosa. Ah, il disastro quello di Fukushima. Allora, ci vuoi, ci stiamo arrendendo? No, io mi sono arrendersi. Tu ti stai arrendendo? No, io non mi arrendo, però non mi incontrare perché metti in soggezione, devi indovinarla io. Gira sta telecamera. Io me ne ando perché tanto... Tu che cosa mi dici? Aspetta, perché il 17 marzo 2000, allora, 2011... Quello è scorpione. Non ne ho idea. Ti do una mano? Sì, una mano, una mano. 1861, che cosa vuoi? Unità d'Italia. Cosa? 150 anni. Tu mi dici 150 anni unità d'Italia. Aspetta. Oh, perdone pata? Sì, 150 anni. Perdone pata. Posso giurare? Sì. 150 anni all'unità d'Italia. Cioè, se mi dici 1861, l'ho capito al volo. Vabbè, risposta esatta. Dai. Sì, ora lo so che mette to. Siete sicura? No, io no, vabbè, però se lo dice lei. Dice lei. Perché? Tu cosa vuoi rispondere? Io niente. Dico, non hai un'altra risposta? No, non mi sembri convinto. No, il 17 marzo non è la mia idea. Sì, al mio... 17 marzo? Sì, anche perché questa... Sì, sì. 17, sì, questo settimana è stata una cosa tragica. Ed era con... L'altra di questa sera erano 150. Sì, accendiamo quello che ho detto io. Va bene. Mi fido. Risposta esatta. Dopo tutto così. Hai giovani. Niente, a te non ti viene niente. Aspetterà l'anno scorso. Cosa 150 anni all'unità d'Italia. I? 150 anni all'unità d'Italia. Tu che cosa mi dici? Ti associ? Sì, sì. Risposta esatta. Allora ragazzi, mi sapreste dire cos'è successo il 17 marzo del 2011? Oh, fammi aggirare un attimo. Certo. 17 marzo. 17 marzo. In Abruzzo, ma volevo che lo toccasse. Ti ho detto terremoto in Abruzzo? Ho detto terremoto. Io ho detto in Abruzzo, però non è stato un po' di tempo fa. Troppo tempo fa. Sì, in effetti. 17 marzo 2001. È il 2000... È un... Ah, l'anniversario di Torri Gemelle. Sono passati 10 anni. Marzo 2011 si sono inaugurati 150 anni all'unità d'Italia. Tu dici 150 anni all'unità d'Italia. Tu cosa mi dici? Io dico che è scoppiata la terza guerra mondiale. Confermo 150 anni. Federico la bella ha fatto 17 anni. Vabbè. Vabbè, risposta esatta. Vabbè. Non ti viene... Piero è entrato all'Italia di Valore. È un romanzo. No, però prima già c'era. Aspetta.
cosa ti puoi fare all'Interschool? Te lo dico subito, non c'entra niente in The School, e nemmeno qua. Partiamo da te. 17 marzo del 2011. Qualcuno ha vinto Sanremo. Io dico, le Torri Gemelle sono state nel 2001, quindi è possibile. È morto Saddam Hussein. No. Cioè, c'è uno sfondo divertente comunque. C'è qua, è successo qualcosa. Questo è un fatto storico, cosa? Non lo so. Se non lo dici. No, basta. Come faccio? Non me lo so, non me lo chiedere io. Ma qualcuno ha indovinato? 7 marzo. Sì. Come? 17. 17 marzo il mio. Non abbiamo idea. Mi ricordo. Vuoto? Ti arrendi? Ti arrendi? Sta rendendo? C'è il vuoto di caga prendo. Pensa, c'è uno scopo di questo tempo. Pensa. Già vedo nel video la tua faccia. La canzone è tipo enigmatica. Ti prego che c'è. Mi devi taggare. Francesco. Dai tu la risposta. Anniversario dei 150 anni in vita d'Italia. Sei con me. Ma chi la caga l'Italia? Sì, ma non so in questo. America, io vengo in America. Tu te lo ricordi? Il 7 marzo di Natale. No, no, ma è inutile. Ti state arrendendo? Sì, ci arrendiamo. Tu ti arrendi? Sì, ti arrendi? Sì. Guarda, la una stronzata. Che è successo? Siamo stati allora, ti dico un anno, un altro anno, 1861. Quanto è 50 anni? 1861, 2012. Andiamo. Allora io dico 17 marzo 2011, tu che mi rispondi? Unità d'Italia? Tu dici Unità d'Italia. 150 anni dell'Unità d'Italia. Io mi fido di Carlo. 150 anni dell'Unità d'Italia. È scontato, 150 anni dell'Unità d'Italia. È scontato. Io non ho capito la domanda. Ragazzi, complimenti. Risposta. Qual è pure preparato? Cos'è successo il 17 marzo del 2011? La Concordia. No. Hai detto tu? La Concordia. La Concordia. No, no, no. No, no. 17 marzo. È morto Bin Laden. Io penso B, però Bin Laden non lo so, troppo semplice. Volete dire un'altra risposta? È morto Mike Buongiorno. Ma un essere al mondo non era più vergine. Cazzo ne so. Non solo uno. 17 marzo 2011, allora, quindi praticamente un anno fa. Un anno fa. Non è il terremoto di Fukushima, perché è stato prima. Vediamo. La settimana dopo l'attentato alle 17. Era di sabato 17 marzo. Sì, a questo punto sì. Quindi l'anno scorso è di venerdì. No, perché bisestile è bisestile il giovedì. Ma non credo che questo potrebbe esserci la cosa della nube tossica. Già me lo dico, Adam. Ambito sportivo. Il G8.
Allora, è 17 marzo del 2011, cos'è successo? Aspetta. 150 anni e no. Che stai dicendo? No, non c'entro un cazzo. 17 marzo. Forse no, tsunami. Lo dici tu? È lo stesso. Tsunami. Un tsunami in Giappone. Il 17 marzo c'è comunque la ricorrenza della Regione Sicilia. Cos'è successo il 17 marzo del 2011? 17 marzo 2011? Ahia. 50 anni, 150 anni all'unità d'Italia. Come? 150 anni all'unità d'Italia. Fermiamo? Sì. Confermo. Sì. A posto.